la Corte dei Conti dice che ci sono troppi immobili, come dire, concessi a affitti bassi o incomodato gratuito. Come si lavora su questa questione? Come sta lavorando il Comune su questa questione? Ma il Comune ha fatto un lavoro enorme che ci è riconosciuto anche dalla Corte dei Conti ed è un lavoro che non è finito. Tant'è che nei prossimi giorni approveremo una delibera importante, cioè quello di mettere ordine, eliminare concessioni ad personam per fini privatistici, valorizzare gli affidamenti per finalità sociali, culturali, con una ricaduta importante sul territorio, assegnare il patrimonio e l'edilizia popolare con criteri di trasparenza. Abbiamo scoperchiato un affittopoli perché effettivamente c'era una situazione fuori controllo e vorrei ricordare il risultato storico che va consolidato e va efficientato. Il patrimonio è tornato al Comune di Napoli, cioè prima era stato affidato in modo assolutamente inaccettabile, anche con commistioni inaccettabili tra privato e pubblico, a un imprenditore, ricordate la vicenda Romeo. Quindi noi abbiamo bisogno dell'accompagnamento e dalla leale collaborazione con la Corte dei Conti, che è quello che sancisce l'articolo 97 della Costituzione: collaborare, cooperare, ognuno nell'ambito delle proprie competenze e della propria autonomia. Noi ascoltiamo le indicazioni, andiamo avanti verso la strada della trasparenza, della correttezza e del rigore, tenendo presente le finalità sociali del nostro operato e che il patrimonio non va gestito solo in modo monetario, ma anche con ricadute importanti sul territorio e nell'interesse della collettività. Chiedo scusi, un altro riferimento, quello degli affitti passivi, rientra sempre in questo ambito qua. Anche su questo siamo indietro, cioè c'è terreno da recuperare? C'è sempre da recuperare, ma siamo molto avanti. Noi abbiamo i dati dalla parte nostra, da questo punto di vista, il recupero che abbiamo fatto sui affitti passivi è incredibile. È chiaro che è un percorso ancora da completare. Tenete presente che noi solo 2 anni e mezzo fa abbiamo avuto la disponibilità del patrimonio immobiliare, cioè sappiamo qual è il patrimonio immobiliare, stiamo procedendo sui affitti passivi, abbiamo recuperato milioni e milioni di euro, ne recupereremo ancora altri. Ho sempre detto che il patrimonio immobiliare di Napoli è una delle più grandi risorse, per questo l'abbiamo voluto far ritornare in house e non affidarla a privati. Il percorso non è finito, c'è ancora da lavorare per, come ho detto prima, efficientare maggiormente, regolamentare, ma anche cambiare. Questo ci terrei a dirlo, c'è da una parte i fitti passivi, dall'altro però il patrimonio non ha solo una valutazione tipo monetario, per noi è importante anche la ricaduta sociale del patrimonio, cioè non è che il patrimonio è valorizzato solo se tu mi dai 500 euro, se io affido un pezzo di patrimonio a gente che sul territorio fa laboratori, cultura, sociale, lotta alla camorra, vale più dei 500 euro, forse ne vale 50.000 di euro. Quindi anche noi in questo facciamo un po' una rivoluzione, in un'ottica non solo monetaristica e liberista, siamo un'amministrazione un po' particolare, in questo dialoghiamo con la Corte dei Conti e io ho moltissimo apprezzato quando ad esempio è stato compreso fino in fondo la scelta che abbiamo fatto sulle maestre qualche anno fa, interpretando in modo costituzionalmente orientato una legislazione sulla spending review particolarmente stringente e comprimente dei diritti costituzionali.